Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciosha. Siamo tornati su Death Stranding, un gioco clamoroso per il momento. E quello che state per vedere è quello che si può fare nella mia stanza privata. Vedete, non so il perché posso farmi delle foto davanti allo specchio. Posso fare anche altre cose che adesso vedremo insieme. Ragazzi, vi ringrazio per tutto il supporto che avete dato alle prime due puntate. Continuate a condividere il video agli amici, lasciate tanti mi piace, supportatelo perché questo sembra un giocone. Possiamo andare in bagno, a quanto pare, fare la pipì, la cacca e la doccia. Ecco, ci chiamano subito. Sir, parla Hartman. Ciao. Sono un ricercatore che tenta di svelare i segreti della spiaggia e del Death Stranding, oltre a quelli degli emersi e delle Dunes. Ah. La doccia nella tua stanza è progettata per la decontaminazione chirale. La materia chirale danneggia la secrezione ormonale e il sistema nervoso. Esiste una correlazione tra l'esposizione e la comparsa di fobie. Nonché, nei casi peggiori, di impulsi violenti e suicidi. Addirittura, si pensa ragazzi, che la contaminazione da chiralium sia la causa della comparsa delle Dunes. Inoltre queste docce hanno un altro scopo. La raccolta di sangue, capelli, fluidi e altri rifiuti corporei. Servono a monitorare in modo non invasivo la tua esposizione al chiralium e al tuo stato di salute. E poi, lo ammetto, ci danno la possibilità di studiare la tua fisiologia unica dal momento che sei un riemerso. Sì ragazzi, a quanto pare questo chiralium, che è questa materia che si è presentata dopo il Death Stranding, ha un impatto clamoroso nelle vite dei personaggi di gioco. Ci conosciamo? Dirigo le operazioni di consegna, la manutenzione e le riparazioni. Bene. È bello averti con noi. Mi chiamo Mama, in caso non lo sapessi. Quelli lì sono fili. Non si usano solo per gli imballaggi, ma anche per l'identificazione. Guarda da vicino e capirai. Vedi quel rosso? È il tuo sangue. Lol, davvero? Ok ragazzi, ci stanno un po' spiegando che cosa possiamo trovare qui. Serve, perché è troppa roba. Ho calibrato il BP in base ai dati fisiologici che ho raccolto da te prima, ma è solo approssimativo. Quando l'avrai provato, potremo controllare la vostra sincronizzazione e regolare la sensibilità del BP. Ok, va bene. Io ragazzi vorrei un minuto per parlarvi di quello che abbiamo visto nella scorsa puntata. Eliminerà la materia virale dalla tua tuta. A proposito di tute, blu per i corrieri, rosso per i sanitari, arancione per lo smaltimento di cadaveri e nero per la vigilanza. Ok, va bene. Infatti quando abbiamo portato il corpo ce l'avevamo arancione. Ma sarà stato un caso. Però ragazzi, come detto nella scorsa puntata, a me interessa parlarvi di Emily, la sua figura, perché avrete notato che è molto somigliante alla mamma, no? A Bridget di Sam. E poi pure sta cosa che Sam sembra avere tipo qualche problema di memoria, comunque non ricordava la madre. C'è stato proprio lui che ci ha detto: ricorda, è tua madre. Te la ricordi? No, non se la ricordava. Allora? O forse non hai vuole avuto modo ricordare di rifletterci. È zeppo di chiralium, ma chi è dotato di Dooms lo può portare. È tutto quello che ti serve per ricollegare il mondo, per renderci di nuovo uniti. Sono un corriere. Non mi interessa collegare il mondo, né creare dei nodi. Ma farò il necessario per aiutare Emily. Vedete ragazzi, c'è un legame tra loro. Quella acchiappasogni che porta al collo è lo strand, è il filo che li lega. Però Emily è stranded, ovvero non può tornare a casa. È nella spiaggia, glielo dice di continuo. Insomma, raggiungimi sulla spiaggia. Però come detto, ha le stesse fattezze di Bridget, e tra l'altro è interpretata dalla stessa attrice. I terminali che i seguaci di Amelie costruirono nelle città che attraversarono andando verso ovest sono definiti nodi. Nota. L'infrastruttura esiste, ma la rete chirale non è operativa. In questo momento può solo trasmettere comunicazioni vocali, talvolta via cavo, talvolta wireless, e piccole quantità di dati. E se i dati non sono immagazzinati in loco, i chiralgrammi non appariranno. Amelie e gli altri membri della Bridges che hai visto non sono che chiralgrammi generati da dati locali, in caso non lo sapessi. Tu non devi far altro che trovare un nodo, collegare il Cupid e ristabilire le comunicazioni chirali.
Una volta collegato il Cupid al terminale, potrai dare avvio a un'enorme e istantanea trasmissione di dati con la rete Luca. E in un attimo saremo di nuovo connessi non solo con gli altri, ma con il passato. Tutti i dati frammentati e perduti saranno raccolti e ricostruiti. Sarà come riportare in vita i fossili dei dinosauri. Cioè, pensate quanto è potente questo Kiralium, ragazzi. 4 miliardi e 600 milioni di storie della Terra. Tutta la conoscenza perduta dall'avvento del Death Stranding sarà di nostro dominio. Ed è così, amico mio, che lo sconfiggeremo. Una volta ristabilite le comunicazioni chirali, generare chiral grammi non sarà difficile. E potrai usare le stampanti chirali. Così tra non molto potremo inviare ogni genere di cose attraverso la rete. Ma niente di originale. O che abbia un'anima. Niente di reale. Soltanto copie. È vero. Ed è per questo che ci serviranno ancora corrieri come te. Prima e dopo la riunificazione ci serviranno uomini d'azione. Il riposo fa male, no? Già, beh, l'ozio è il padre dei vizi. Trovi i dettagli al terminale per le consegne. Vai a controllarlo di sopra. Il carico ti aspetta lassù. Queste scarpe ne hanno fatta di strada, a quanto pare. Che ne dici? Le butto via? Fermo. Aspetta. C'è una cosa che devi controllare. Quei cosi reagivano al mio sangue. E più di una volta. Reagivano come? Che vuoi dire? Non lo so. Hai analizzato il mio sangue? Dimmelo tu. Mi pare, infatti. Vedrò che posso fare. Era il sangue purpureo. La puzza di piedi forse mi fa reagire. Ragazzi, praticamente ci hanno spiegato qual è il nostro mondo, quello che ci aveva anche anticipato Amélie nel suo primo incontro. Dobbiamo utilizzare quel Cupid, quella chiave che ci ha dato, per riconnettere le varie città, per entrare nella Yuka, le città unite. E attenzione, vediamo un altro ricordo del BB. Questa, ragazzi, è una forse sottotrama, non lo so, molto interessante. Mi dispiace, Lisa. Non temere. Mi prenderò cura di lui. Bibi. Mi senti? Mi senti? Sono papà. Oh, ragazzi, questa proprio mi interessa tantissimo. Chi è quest'uomo, papà? Come ci è finito a noi? Tra l'altro questo BB è pure difettoso, come abbiamo capito dall'inizio del gioco. Chi è Lisa? C'era una donna lì sdraiata. Oh, boh, mamma mia, non vedo l'ora. E ci siamo, ragazzi, andiamo ad accettare il nostro primo vero ordine per andare a collegare tutte le reti. C'è tutta questa cosa che parlano di chiralità, stampante chirale, penso così potranno inviarsi la roba. Sam, qui è Dayatma. Il tuo obiettivo attuale è ampliare la rete chirale da qui fino a Port Knot City. Ma non pensare di poterlo fare tirando dritto, il segnale non è abbastanza forte. Per coprire la distanza dobbiamo utilizzare dei nodi. È un po' come legare delle corde tra loro per fare una fune più lunga. Il primo di questi nodi è una stazione Bridges. Dai un'occhiata all'ordine. Consegna quello che vogliono e collega il Cupid. Ah, praticamente noi gli facciamo il favore e loro entrano nelle città? Allora, vediamo un po' gli ordini quali sono. Ci abbiamo pure gli armadietti.
Vabbè ragazzi, lo capiremo meglio giocando, perché questo è un mondo che insomma io immagino che scopriremo tutti insieme. Quindi le prime puntate datemele sempre per cercare di capire. Ok, dobbiamo arrivare fin laggiù. Sam, i riepiloghi degli ordini possono includere informazioni cruciali. Leggili bene prima di partire. Ok, io leggo danno inferiore del 50%. Sì, non so se quelle cose rosse sono i pericoli. E ci servirà, mi sa, scale e rampino. Boh, penso proprio di sì, ragazzi. Vabbè, mi preparo intanto. Mi son chiesto prima, ragazzi, ma perché non ci danno il carro? Cioè, non possiamo vedete, non ci possiamo prendere la macchina e andiamo a consegnare. Sarebbe tutto molto più semplice, no? Penso che sarebbe consentito. Certo. Vedi quel cartello che hanno lasciato lì? Puoi lasciarne uno anche tu, se vuoi. Messaggi, avvertimenti, parole di conforto. Tutto quello che vuoi. Sì, un po' la Dark Souls, ragazzi. Devo un po' capire come funziona sta questione del mi piace. Comunque, e adesso, ragazzi, che di nuovo ci si apre il mondo. Quello che ho capito io del gioco è che dobbiamo studiare il percorso giusto per cercare di farlo nel miglior tempo possibile. E nel mentre pellegriniamo per... vedete? Vabbè, poi lo dico perché non si può parlare. Anche ai migliori corrieri è capitato di perdere un carico. Esatto. Ma tu sei il meglio del meglio e hai la stoffa per finire ciò che hai cominciato. Se ti capita di trovare della merce abbandonata, dovresti cercare di portarla a destinazione. È più facile di quanto credi. Vedi, tutti i nostri pacchi sono identificati con i codici della Bridges. E il tuo Odradek ha uno scanner in grado di rilevare questi codici. Forza, Sam! Con le povere, quella cosa che hai sulla spalla può aiutarti a localizzare i carichi smarriti. Esatto, e poi sta a noi, ragazzi, decidere se portare al legittimo proprietario questo pacco oppure no. Però visto che adesso me ne sono preso carico, probabilmente glielo porterò, però alla città torna indietro. Ogni pacco rappresenta una promessa fatta a qualcuno. E quel qualcuno conta su di te. Tipo io quando faccio gli ordini al fattorino su Amazon e non me lo portano un tempo, no? Gli vorrei andare a dire al corriere, ma lo sai che ogni pacco è una promessa fatta a qualcuno? Vabbè ragazzi, io adesso vi chiedo magari di votare in alto se volete che magari questo tipo di spostamenti, all'inizio sicuramente ve li lascerò, però sono sicuro che alla lunga potrebbero portarci a fare delle puntate veramente XXL. Quindi di tanto in tanto mi concedete la possibilità di tagliare tutto quello che è superfluo, che poi è la cosa giusta da fare con una serie, perché a noi ci interessa la storia, la ciccia. Però visto che all'inizio, ragazzi, io ve lo lascerei per farvi capire un po' com'è il gioco, no? Questo ve lo dico perché avrete notato che io ho dovuto rigiocare la prima parte, che era quello che mi veniva chiesto nell'embargo. Cioè, la prima puntata l'ho giocata con un account e eccoci qua di nuovo. Allora, io posiziono la scala, perché avete visto quanta fatica fa il nostro Sam per attraversare un fiume. Ora, visto che ho un bel po' di pacchi... Oh, intanto sblocco pure un trofeo. Direi che potremmo essere un po' più strategici. Però mi sto riempiendo. Sam, ti trovi davanti a un dirupo o a una salita scoscesa, non dimenticare la scala che ti abbiamo fornito. Ti consiglio di provarla. Mi interessa vedere come la può usare un professionista. Ma in realtà l'avevamo già utilizzata quando abbiamo consegnato il corpo, Non è che è una grossa novità. Però ragazzi, forse, ecco, in futuro sapete che posso fare? Posso sfruttare questi momenti in cui si viaggia e in cui abbiamo del tempo, perché praticamente siamo soli, da soli insieme al nostro viaggio sostanzialmente, no? Nella nostra intimità. Potrei utilizzarli per, appunto, andare a speculare su quello che potrebbe succedere in questa storia e cose di questo tipo. Quindi magari decidiamolo insieme. Intanto io metto un cartello che qui c'è una scala, magari dovesse passare qualcuno e... Allora, è stato lunghissimo, ragazzi, riprendo da qui, perché guardate quanti pacchi ho sulle spalle. Probabilmente non devo consegnarli tutti in questo posto, anzi li dovrei andare a consegnare a Capital North City, quella città da cui vengo. Però guardate come siamo partiti e guardate come siamo arrivati, cioè il mio Sam non ce la fa più. Infatti sono stato stupido, se ci pensate, perché lo sto facendo sforzare per dei pacchi che devo consegnare in un'altra città. Vabbè. Ma questo, ragazzi, capiremo bene come farlo più avanti. Diciamo che per il momento
mi sta facendo andare un po' di qua e di là, perché i tagli sono fatti apposta, perché sto andando ad esplorare anche, appena vedo un qualcosa alla lontananza ci vado, quindi è una cosa un po' strana. Datemi del tempo per capirlo bene, eh? Intanto continuiamo. Consegna carica. Grazie. A tutti noi manca Santa Mod City. Nessuno sapeva cosa significasse per l'organizzazione, o per le UCA, o per noi. Ma l'ossitocina ha un effetto calmante, ci aiuterà. Non ci vorrà molto a rimetterci in pista. Diamo un'occhiata. Fantastico. Grazie di nuovo. Mi sembra tutto a posto. E spero che presto lo sarà anche la stazione. A posto? Bene così? Tanto ragazzi, ho rialzato il microfono perché mi sono accorto che ce l'avevo bassissimo. Vabbè, scusate. Allora, abbiamo fatto un bel po' di percorso, eh. S, Anson, ottimo, ottimo, ottimo. Beh, mi piace. Immagino che salendo di stelle, ragazzi, ci daranno sempre più... Mi piace, immagino, non lo so. Vediamo se saliamo di livello. No, niente di che. Tu sei con la seconda squadra, no? Dove sono gli altri? Morti. Nella voragine. Siamo solo noi. Non ci credo. Li ha fatti fuori tutti. E poi hanno mandato te da solo? Cioè, se fosse solo una consegna, pazienza. I corrieri ne passano sempre, ma... La seconda squadra doveva portarci il Cupid per collegarci. Sono 3 anni che aspettiamo aiuto. 3 anni! E mandano una persona sola. Merda, merda, merda! Dimmi che non hai portato solo l'ossitocina. Ho il Cupid. Tu... Sul serio? Allora è vero, sono riusciti a farlo funzionare. Bene, allora potresti essere la risposta alle mie preghiere. Beh, che cosa aspetti? Agganciaci a quella rete. Che poi ragazzi, sto cominciando a pensare che quell'uomo che è morto all'inizio, che poi ha creato quel cratere perché non siamo riusciti a smaltirlo, avevamo sentito che si era suicidato, no? Quindi, dopo quello che ci ha detto Emily e Dai Hartman, io immagino che quello si sia... Era tipo un kamikaze, cioè un suicida che l'ho fatto apposta per creare quel cratere. Tipo uno di quei terroristi che abbiamo incontrato. Cioè, immaginate ragazzi quanto possono essere malate le persone in questo mondo. Comunque, penso che abbiamo collegato. Sì, nuovo collegamento stabilito. La nostra prima città, unita alla rete UCA. Che poi noi non vediamo perché in realtà le città sono sottoterra, eh. È per quello che non vedete che città è. Non c'è stan cavolo. Perché sono tutte come se fossero dei bunker, ok? Collegamento a Capital Not City confermato. Sta succedendo davvero, come aveva promesso Amelie. Potremo fare quello per cui siamo qui. Ehi, sei diretto a ovest, vero? Ci sarà un sacco di gente felice di vederti. Immagino proseguirai fino alla costa. Il che vuol dire che vedrai Amelie in persona. Bella cosa, gran bella cosa. Io non l'ho mai incontrata, ho solo visto i suoi holomessaggi durante la prima spedizione. Beh, comunque, fai attenzione per strada. È pieno di persone cattive là fuori. Forse sono più di quelle buone. Ma non c'è bisogno che te lo dica. Grazie, Sam. In realtà noi non abbiamo incontrato nessuno. Collegando quella stazione secondaria alla rete chirale, l'hai messa in contatto diretto con noi di Capital Not City. Bene. E ora? A ovest della stazione ci sono un paio di strutture create dalla spedizione precedente. E più avanti c'è la tua nuova destinazione, Port Not City. È sul lago di un cratere formatosi dopo la prima voragine. Il tuo obiettivo è collegare Port e Capital Not City, ma per farlo dovrai utilizzare le nostre strutture come stazioni aggiuntive. Sono essenziali per stabilire un buon collegamento. Considerate la distanza da coprire. Stiamo pensando di utilizzare un centro logistico e una centrale energetica. Se vuoi sapere dove iniziare, comincia dal centro logistico. Dobbiamo giusto consegnare un carico. Controlla il terminale per raccoglierlo. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Sì, mi sembra un po' allungare la pappa, sinceramente. Però ci abbiamo 2 ordini nuovi per Sam. Vediamo un po' come succede. Sì, che come succede, ragazzi. Scusate, eh. Allora, che ci abbiamo? Il tuo lavoro dà i suoi frutti, Sam. Grazie all'ampliamento della rete, il QG è in grado di rifornirti con materiali e sostegno aggiuntivo. Saranno utili.
Allora, ragazzi, fabbrichiamoci l'attrezzatura giusta. Ah, aspetta, ci possiamo fabbricare ovviamente, sì, tipo le scale, ste robe così. Allora, possiamo intanto consegnare anche i carichi smarriti, quelli che ho trovato in giro. Armadetto condiviso, privato. Vedete, sì, sì, ci possiamo costruire la roba. Ne ho usato un boato per venire qui, ragazzi, pure troppo, perché ho fatto avanti e indietro due o tre volte. Usa quel CCP per costruire un box postale. Sam, usa armadietti condivisi per scambiare carichi con i corrieri. Forse ho preso un po' troppo carico, eh. Andiamola a smaltire. Ragazzi, riprendo da qui. Sono passate ore. Ore, ve lo giuro. E tra l'altro ho pure sbagliato strada, perché sapete dove sono andato? Sono andato all'inceneritore dove abbiamo smaltito il corpo. Mi sono sbagliato, sono stato proprio un idiota. Ho fatto tutto un percorso clamoroso. Però ho avuto anche l'occasione di andare a consegnare quei pacchi che avevamo preso nel corso del viaggio alla prima città a Capital Knot City. Quindi sono tornato indietro, ho fatto un po' di robe secondarie che mi hanno garantito dei mi piace, ecco. Però tutta roba tagliata, ragazzi. Che sta succedendo? I cosi, le UCA. Sì, le UCA, ciao. Via. Abbiamo visti, ragazzi. Allora, nel nostro primo incontro abbiamo sbagliato tutto. Ok, perché non avevo capito come funzionava. Ritornando lì nell'inceneritore c'erano di nuovo. Ho capito che se gli passiamo vicino e tratteniamo il respiro, loro non ci vedono. Un po' come il T-Rex di Jurassic Park, no? Se stai fermo, lui non ti vede. Però, ragazzi, il problema è che, vedete, il BB, insieme al nostro braccio meccanico, questo qui, vedete, credo che ci indichi la direzione del CIA. Vedi! Lasciavo troppo lì, però. Sto disperando! Scrolla di dosso! Ragazzi, ma che ci penso, no? Avete visto che il buon Sam ha sul corpo tutte quelle mani, quelle manate ombreggiate di nero? Potrebbe essere che sono queste entità che sono e levatevi, porca miseria. Pensiamo in un altro momento. Basta che non li andiamo in faccia e che non ci portano giù. Bevete una sborracciata di Monster Energy. Quindi, ragazzi, ho pensato, ma magari sono le manate di queste entità. E lui che c'ha quella malattia. Potrebbe essere, non lo so, fatemi sapere che ne pensate. E soprattutto una cosa che mi ha intrigato è che Sam, nella primissima volta che siamo andati nella spiaggia, lui ha tipo alla pancia, all'altezza dell'ombelico, che succede? Tipo quella cicatrice a forma di croce. Non lo so. Intrigante, eh? Scusate se ho urlato, ma... Qualcosa non va, Sam? Non lo so, forse il bimbo non sta bene. Non c'è da preoccuparsi. Le funzioni vitali sono sospese al momento, ma verranno ripristinate. Posso procedere alla sua manutenzione in qualsiasi centro logistico. Fa presto, però! Oddio, BB affetto da autotossiemia. Non so che cosa significhi. Ragazzi, guardate quanta roba possiamo andare a prendere in giro per la mappa. Infatti, sono un po' pesante. Devo cominciare a capire come distribuire bene il peso. Però sfruttiamo un attimo questo momento per speculare, perché questa è una cosa che volevo sottolineare. Allora, aiutatemi. La Bridges aveva organizzato una primissima spedizione per cercare di ricostruire gli Stati Uniti, no? Con Bridget, che era la presidentessa degli Stati Uniti precedentemente al Death Stranding. Ho capito questo, giusto? Quando lo stress del tuo BB supera i livelli di guardia, scatena la produzione di sostanze dannose che in pratica spingono il corpo ad attaccarsi da solo. Madonna. Si chiama autotossiemia. Se il BB non funziona, vai nella tua stanza privata e vedi se l'incubatrice lo rimette in sesto. Ok, va bene. Quindi, dicevo, ho organizzato questa prima spedizione. C'è andato Emily, scusate, ogni tanto sbaglio. Sam, per qualche motivo, non ha accettato questa cosa, tanto da allontanarsi dalla Bridges. Ha cambiato nome, addirittura.
Allora io ho due dubbi: il perché lui non si ricorda alcune cose o fa finta di non ricordarsele, perché ha tagliato i ponti in maniera così netta. C'è quella foto che abbiamo visto della, cioè la donna che io credo che sia Bridget, una, l'altra donna incinta addirittura, che immagino sia tipo la moglie di Sam, che però ha il viso sfogato, insomma non c'è più. Devo capire perché cosa, come si chiama, Emily è così simile a livello di fattezze. Poi è la stessa attrice, cioè l'aspetto della stessa attrice. Tra l'altro ragazzi, cioè, se come me pensate che Emily sia una Pia Bernarda, ok, credo siamo più o meno tutti d'accordo. Però sappiate che in realtà l'attrice che interpreta Bridget, che dovrebbe essere, si chiama Lindsay Wagner, è anziana, molto, cioè la versione anziana. Sam Bridges, attualmente ne ha realtà, giusto. Però da giovane era una signorina, niente male. Quando non è preso dalle consegne. Allora che c'è, Bagnato? Vediamo un po'. Non si scherza per niente. Grazie. Deve aver attraversato il territorio delle CIA per venire qui. Lascia perdere che ho fatto per venire qua, lascia perdere. Non scherzavano quando dicevano che eri una leggenda. Ho fatto di tutto, ragazzi. Ho fatto un pellegrinaggio. Forse qua ve lo fa vedere. Tanto vedete, qualche danno c'è, però è dovuto pure alla pioggia, perché la cronopioggia danneggia il tutto. Vediamo se me lo fa vedere il percorso che insegna. Ah, vabbè, oh, guarda quanto avevo fatto! Quanto avevo fatto, ragazzi, stavamo mezz'ora se ce lo dovevamo vedere tutto. Madonna, mamma mia. Vabbè, il Corriere del Popolo. Immagino che adesso salirò un bel po' di livello, ragazzi. Che tra l'altro ho fatto anche diverse consegne extra. Non so se influiscono su questo livello le consegne extra o solo sui mi piace. Cioè mezz'ora, okay, solamente. È ora. Questo. Potresti connetterci alla rete. Certo, ragazzi. Comunque, ragazzi, io vi chiedo la clemenza se troverete dei video un po' più lunghi. È proprio il gioco che ti spinge a fare questo. Io cerco sempre di mantenere una durata standard. Anzi, in passato facevo solamente massimo 20-25 minuti, vi ricordate? Quindi fa 20 minuti all'episodio di sto gioco, penso che finiamo nel 2020. Immagino, poi non lo so, ragazzi, perché poi non so la storia principale, ma... E vai. Un'altra rete, ragazzi, sbloccata, e vedete che la copertura della rete chirale è aumentata. Sam, grazie ancora per aver avvicinato altre persone alle UCA. Ok, vedete? Il QG della Bridget abiliterà nuove funzioni. Nuova intervista, muli e sindrome da robot, Bridget Baby e cronopioggia. Sono state aggiunte due funzioni all'M-Link, posta dati. E possiamo riciclare? Godurioso. E guardate, abbiamo sbloccato cosa? Siamo nella rete chirale. E con quei materiali che hai portato per la stampante chirale possiamo produrre delle provviste per te. In questo modo potremo sdebitarci. Ora va ad ovest e continua a fare quello che sai fare. Ottimo, il centro logistico è in rete. Sam, fammi un favore. Porta il tuo BB in una stanza privata e collegalo all'incubatrice. Ben fatto. Sì, anche perché ragazzi così abbiamo il BB fuori uso. Va bene, va bene. In pratica ragazzi, quelli che abbiamo visto prima sbloccati sono gli aiuti e le cose che hanno fatto gli altri giocatori. Quindi cartelli, eccetera. Deadman, ci sei? Serve aiuto. Ok, Sam, stacca la capsula e collegala all'incubatrice. Collegata. Bravo. Un temporaneo eccesso di stress si può eliminare riportandolo all'utero di sua madre. Madre? È in un letto della UTI di Capital Not City. Cosa? Cerebralmente morta. Cosa? Madre esanime, intendi? Esatto. L'utero della madre esanime agevola la connessione tra il mondo dei morti e il BB. E tu, a tua volta, quando ti colleghi a un BB, acquisisci la capacità di percepire le CA,
Ah! Oh mamma mia! Queste capsule sono ideate per simulare l'ambiente uterino di una madre esanime. Cioè la madre esanime, quindi come se fosse morta in stato comatoso? I BB funzionano bene solo quando credono di trovarsi dentro un utero. Tuttavia, riusciamo ad ingannarli solo per un certo lasso di tempo. È per questo che dobbiamo aggiornare periodicamente i dati ambientali, sincronizzandoli con la madre esanime attraverso la rete chirale. Guarda, l'aggiornamento è in corso. Ora la capsula si sta sincronizzando con la madre esanime a Capital Knot City, riconfigurando i suoi parametri secondo i dati più recenti. Ricollegare il BB all'utero con questo sistema riduce temporaneamente i livelli di stress. È quello, tecnicamente, il suo ambiente. Ora sembra felice. Sarà meglio regolare il dosaggio di ossitocina. L'autotossemia non si verificherà così rapidamente ora. Ricordati che i BB sono solo parte dell'attrezzatura. Non devi affezionarti a loro. Ogni BB è stato fisicamente estratto dall'utero della madre esanime. Una procedura che li rende imprevedibili e soggetti a guasti. Nessun BB fino ad ora è rimasto in servizio per più di un anno. E questo potrebbe essere dismesso prima che la tua spedizione sia terminata. E quindi? Vuoi dire che non c'è modo di tenerlo in vita? Tu devi renderti conto che c'è ancora molto che non sappiamo dei BB. Se poi espanderemo la rete chirale e recupereremo altri dati, forse troveremo le risposte. Senti, mi avevi chiesto di scoprire perché le CA sembravano reagire al tuo sangue. Ne ho parlato con Hartman. Avremo molto presto i risultati. Comunque, dovresti riposare. Tu e il tuo BB siete proprio esausti. Notte, Sam. Mi ha fatto strano, ragazzi, il fatto che Deadman parla del BB come se fosse un oggetto. Ci ha detto addirittura non ti ci affezionare perché questo va dismesso entro un anno. È parte dell'attrezzatura. Invece io l'ho valutato come un essere umano. Cioè, ragazzi, sta questione della madre esanime e il fatto che sia esanime li collega ancora maggiormente, più facilmente al mondo dei morti. È il London Bridge crollerà. Possiamo crollerà, poi vedere che ci ha. Crollerà. Il London Bridge crollerà. Oh mia signora. Sam. Riesci a vedermi? Come vanno le cose laggiù? Sempre senza sorveglianza, sempre senza catene, ma sempre bloccata. Però se continuerai a collegare le persone e se mi raggiungerai, potremmo tornare a est, tornare a casa. Grazie. Dico sul serio. Sì, ma è strana questa cosa, ragazzi, perché... È terribile. Ci sono sempre meno abitanti all'interno delle città ultimamente. Nessuno vuole più avere dei figli. Ah. Ma gli umani non sono fatti per vivere da soli. Sono fatti per ritrovarsi insieme, per aiutarsi l'un l'altro. E se noi, come persone, non ci riusciremo, se non potremo essere uniti, allora, beh, aveva ragione Bridget. Sarà l'estinzione. Che dici? Ricostruire l'America non significa eliminare le CA. Fino a che esisteranno loro, non avremo scampo. Ma almeno ci resterà la speranza. Io ti aspetterò, Sam. Però lei adesso ci aspetta ad ovest. Non sulla spiaggia.
Io ti aspetterò. Vieni a cercarmi. Ok. Non so, ragazzi, se è la stessa persona che vediamo nei nostri sogni. No, è tutto molto complesso, però sono sicuro che riusciremo a cavare il ragno dal buco, come si suol dire. Sam, mi senti? Parla Hartman. Dato che sei sveglio, potresti darti una rinfrescata. A guardone. Che ne dici? Di farci una doccia. Fa bene al corpo e allo spirito. Sì. Casualmente anche alle mie ricerche. E alle ascelle, perché puzzi. Ok, raga, facciamoci una doccia. Lui è un guardone, però a quanto pare lui ottiene dati dalle nostre docce, eccetera, eccetera. Io spero di non ottenere invece bollini gialli, perché cioè le inquadrature che sono molto cinematografiche. Avete visto, ragazzi? Qua siamo a livelli eccezionali. Lo so. Deadman mi ha inoltrato la richiesta. Conduco io le ricerche sulle CIA. Prenderò un campione dell'acqua della doccia per studiare l'effetto che i tuoi fluidi corporei hanno sulle CIA. Studi altri dotati di DUNS? Tutti alla Bridges, inclusi me e Emma. Però i risultati finora sono poco probanti. Ma tu possiedi caratteristiche particolari, essendo anche un reverso. Perciò confesso di nutrire un cauto ottimismo. Analisi di fluidi, rifiuti corporei, chiralio, campione. Fatto. Porta il campione con te. Se ti capiterà l'occasione, prova a usarlo su una CIA. Sono curioso di sapere come reagiscono. E perché? Chissà, magari potrebbe anche esserti d'aiuto. Una vecchia ricerca riportava gli effetti che i fluidi corporei di individui come noi avevano sulle CIA. È solo attraverso questi materiali che possiamo recuperare la conoscenza del passato. Non solo il Death Stranding, ma anche il mistero delle tue singolari caratteristiche e perfino l'origine delle Dooms. Forse c'è ancora speranza per l'umanità. Sam, a me non interessa ricostruire l'America. Voglio recuperare il passato. Ma anch'io voglio sapere, ragazzi. Oh, ci siamo quasi. Io voglio sapere che cos'è il Death Stranding. Se i vostri collegamenti non portassero a niente, che si fa? Che è successo? Che sono le Dooms? Tutta sta roba. Ho detto, che si fa? Sam, nessuno ti risponderà. Però questa, ragazzi, forse è la cosa più interessante. Ma quante cose non dette che dobbiamo scoprire ci sono in questo gioco? Che spettacolo, Sam, dai. Mi spiace disturbare il tuo riposo, ma questa cosa ti interesserà. Forse ti farà riposare meglio. Abbiamo ricevuto dei messaggi indirizzati a te. Personalmente non li ho letti, ma arrivano per lo più dai tuoi clienti. Dovresti controllare se contengono informazioni utili. Puoi accedere alla posta con le M-Link o dal terminale nella tua stanza privata. C'è qualcos'altro che vorrei condividere. Con la rete chirale siamo in grado di recuperare il nostro passato. Possiamo ricomporre e ripristinare dati che un tempo credevamo perduti, raccogliendoli da ogni angolo d'America. Il nostro archivio è in continua evoluzione, ovviamente. Ma espandendo la rete e integrando nuove città e stazioni secondarie, potremo recuperare sempre più informazioni. Come i registri e i rapporti dell'ultima spedizione, ad esempio. Le informazioni andarono perdute con la distruzione di Central Knot City. Ma adesso siamo già riusciti a recuperarne qualcuna. Puoi leggerle dal terminale di una stanza privata o dalle manette Link alla voce archivio. Ti potrebbero interessare molto. Buono, ragazzi, sicuramente andrò a leggere questo archivio, oppure tutte quelle altre cose che abbiamo visto, tipo il BB, la cronopioggia, in modo tale che magari in quei momenti in cui andiamo a camminare vi posso raccontare di tutte queste cose, no? Cioè, ve le racconto io senza che perdiamo troppo tempo in questo. D'accordo, hai detto che avreste fatto tutto il possibile per salvare Bibi. È così. Ma ancora non possiamo lasciare andare tuo figlio. Credimi se ti dico che è per il suo bene. Credere a una che porta la maschera non ha detto altro che bugie. Oh, sembra, ragazzi, che ogni qualvolta usciamo dalla stanza privata partono questi flashback. Allora, da quello che riusciamo a costruire, quell'uomo è particolarmente legato a BB. Ha provato a portarlo fuori. Sam,
una donna con la maschera. Come sta in questo momento? Ecco, veramente... Qualcosa non va. Quando collego il BB vedo delle cose. Sì, esatto. Quali cose? Un volto che non conosco e che mi chiama. E non e vedo anche una stanza. C'è della gente che parla, ma non riesco a capire cosa dice. Uno sfasamento. Non te ne avevo parlato. Stai confondendo i ricordi del BB con i tuoi. Sono allucinazioni, nient'altro. Mi spiego. Si estrae un BB dalla madre esanime alla 28ª settimana e si mette in una capsula. Avviene ancor prima della nascita. Questa procedura ne arresta lo sviluppo. Ma alla 28ª settimana il suo sistema sensoriale è in grado di reagire agli stimoli esterni. Può registrare queste informazioni sotto forma di ricordi, che possono confondersi con i tuoi per via della connessione. Chi è l'uomo che ho visto? Un membro del personale medico, forse. Un tecnico dei BB. Ha importanza? Quel BB ormai è in giro da molto tempo. Lo hanno maneggiato in tanti. Come farei a sapere chi lo ha colpito più di altri? Perché sei tu l'esperto. Nessuno lo è, Sam. I BB furono sviluppati decenni fa in segreto. Sono praticamente delle scatole nere. Anche se li usiamo, non li comprendiamo del tutto. Credimi, ho provato a scoprire altro, ma i vecchi registri sono ormai introvabili. Casomai dovessi trovare qualcosa, te lo dirò. Parola di Deadman. Quello è il padre, ragazzi. Quello ha detto papà, papà. Dan, apri il terminale e ricontrolla gli ordini. Vabbè ragazzi, scopriremo comunque. Mentre riposando ho eseguito la diagnostica della rete. I sistemi e il livello del viralium sono a posto. Purtroppo la nostra stampante è offline. Lo so, dopo tutta la fatica che hai fatto per portarci quei materiali. Colpa nostra, avevamo ordinato un pezzo di ricambio. Serve a collegare la stampante. Devono averlo preso i muli e avranno intercettato il corriere. Secondo me l'hanno portato al loro sito di consegna che si trova nel bel mezzo. Che ne dici di andare lì e riprendere la nostra roba? Sei la persona. Sì, vabbè ragazzi, dobbiamo andare nel territorio dei muli a riprenderci la stampante loro, che dovrebbe essere la fabbricatrice, si dice, vabbè, degli oggetti, quella che fa, insomma, smuove le cose attraverso la rete chirale. Non l'ho capita sta cosa, però ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui per questa puntata. Andrò a analizzare tutto quello che c'è da leggere in modo tale che torniamo nella prossima puntata e vi racconterò tutto. Fatemi sapere che ne pensate. Un saluto a tutti da Max Sciosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!